Sono Senesi, 3D Connection, responsabile South Europe di questi prodotti. Sono qui per presentare 3D Connection. 3D Connection è un'azienda nata in Germania 15 anni fa, produttrice dei mouse 3D, che sono delle speciali periferiche che servono per trasmettere i movimenti della mano all'oggetto che stiamo andando a disegnare. Si devono abbinare a dei software evoluti tridimensionali o altri prodotti tridimensionali, perché si basa proprio sul concetto di utilizzare questo sensore a 6 gradi di libertà per trasmettere tutti i movimenti, rotazioni, pan e zoom al modello che andiamo a analizzare e a modellare. Il concetto di questo prodotto è che si usa in abbinamento al mouse e alla tastiera, che a questo punto la chiamiamo tradizionale, perché con il mouse 3D noi andiamo a muovere l'oggetto e nello stesso tempo andiamo con il mouse tradizionale a fare selezioni e editing, andando a ridurre i tempi morti che abbiamo normalmente utilizzando il mouse e basta per molte funzioni. Invece di fargli fare a una sola periferica movimenti, spostamenti, zoom e selezioni editing, disassembliamo le varie funzioni: uno sulla mano destra solo selezione editing, uno sulla mano sinistra solo il movimento. È un po' il concetto di andare a sbucciare una mela. Se io ho con la mano sinistra la mela, la giro, con la mano destra ho la possibilità di andare ad agire, sbucciare, fare questa selezione. Esistono vari prodotti di questa famiglia. Si parte dall'entry level, che ha la tecnologia e i pulsanti a livello base, con un peso più o meno leggero a seconda della portabilità. E invece passiamo poi alla serie professionale, dove abbiamo l'ergonomia, che serve per appoggiare il polso, per avere più comfort per la mano, e parliamo anche di una console esterna dove c'è un set di pulsanti che mi servono per velocizzare il lavoro, visto che la base di questo prodotto è andare a velocizzare e aumentare la performance. Questi pulsanti mi servono perché passo dalla mano sulla tastiera alla mano su questo strumento, perciò mi velocizzano. C'è la serie media, c'è il prodotto medio che ha 15 pulsanti per un medio utilizzo. La serie professionale top ha 31 tasti completamente personalizzabili, più un display da cui poter, diciamo, trarre alcune informazioni tipo proprietà dell'oggetto e altre caratteristiche. E altre cose sono nel nostro video, nel sito, e vi ringrazio per questo spazio. Grazie.